Ragazzi, deltoide mediale, con questa chiudiamo tutto il fascio e tutto l'allenamento delle spalle. Ora dunque, per quanto riguarda il volume, passiamo da un minimo di 6 serie allenanti settimanali, per i soggetti che hanno questo fascio particolarmente sviluppato, fino anche a 25 set settimanali per chi ha una carenza. Soprattutto soggetti che hanno le clavicole strette o comunque un rapporto sfavorevole clavicola-vita-bacino, allora in questi casi esasperare il volume del deltoide mediale può essere un'ottima strategia per cercare di stondarlo e migliorare lo shape generale. Per quanto riguarda invece il range di ripetizioni, tendenzialmente questo fascio lavora molto bene tra le 10 e le 20 ripetizioni, quindi uno stimolo tipicamente orientato sul metabolico. La maggior parte dei lavori saranno lavori di isolamento, cerchiamo di puntare sugli stessi. Il deltoide mediale viene coinvolto molto bene nelle alzate laterali quando lavoriamo in posizione neutra, quindi non extrarotata né intrarotata. Cerchiamo di ottimizzare questo movimento con varianti da seduto in piedi piuttosto che alla dance machine. Concentriamoci pertanto sulla qualità di questi lavori. Molto take it easy. Ok, per quanto riguarda la frequenza ideale, passiamo da una multifrequenza di 2 volte a settimana fino anche a 4 volte a settimana quando decidiamo di aumentare il volume del distretto. Ecco, io personalmente non andrei oltre, perché sollecitare troppo e troppo frequentemente l'articolazione della spalla, considerando anche tutti gli altri lavori in cui viene coinvolta, può portare alla lunga problematiche a livello tendineo-articolare. Non c'è invece un ROM ideale per il deltoide mediale, questo perché il massimo allungamento è impedito logicamente dalla posizione del tronco, mentre il massimo accorciamento vede sempre di più una forte partecipazione del trapezio per via del ritmo scapolo-omerale. Quindi il mio consiglio è quello semplicemente di mantenere un ROM neutro, non dare enfasi in nessuna delle fasi, cercare piuttosto di mantenere un tempo parallelo tra eccentrica e concentrica, andare a migliorare la connessione mente-muscolo con lavori di preattivazione e ottimizzare il gesto e il ROM che abbiamo a disposizione. Per quanto riguarda invece le tecniche di intensità, va fatta una considerazione, ossia che il deltoide mediale nella maggior parte dei casi dei soggetti è un gruppo facile da attivare, quindi via libera, stripping, parziali e tutte quelle tecniche che esasperano il cedimento, perché questo distretto muscolare, proprio perché lavora in range soprattutto metabolici, vi risponde molto molto bene. Ovviamente questi sono solo spunti, ci sono persone che si sono trovate divinamente andando a utilizzare lavori più meccanici di forza anche sulle alzate laterali. Prendete sempre tutto quanto con le molle, con le pinze, che dir si voglia. Cercate di testare su voi stessi, di capire cosa si adatta più alla vostra fisiologia, alla vostra biomeccanica, alla vostra genetica. Ci sono dogmi, non ci sono regole assolute, ma soltanto consigli che vanno sfruttati e finalizzati a un personale.